Ciao amici, allora, video di oggi è un po' polemico, ve lo dico subito, perché stanno iniziando a circolare alcune notizie che non mi stanno facendo impazzire chiave mercato lato Juventus. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, per dire Pjanic, il primo nome, ne abbiamo parlato ieri con Icardi, ci sono tante strade, un'altra potrebbe essere la cessione dei Mirali. Queste sono tante chiacchiere che si stanno facendo in questo momento. E io vi voglio riportare ancora una volta, perché da lì siamo partiti, da lì siamo partiti. Se la Juventus l'anno scorso decide di fare un certo tipo di mercato è perché dopo 10 minuti dall'eliminazione con Lione Agnelli va ai microfoni di Sky e dice: ragazzi, siamo una squadra troppo vecchia, una delle più vecchie in Europa, con il monte ingaggi più alto, e quindi è ora di iniziare ad avere un monte ingaggi più basso e una squadra più giovane. Sì, ed era vero, era palesemente vero. Mi è capitato di sentire più volte che abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, quindi questo può essere un elemento di riflessione. 2 anni fa invece ci ritroviamo con una rosa completamente abbondante, con 25-26 giocatori in rosa, appunto non giovanissimi, e con un certo tipo di stipendio, molto molto pesante. Oggi invece ci ritroviamo con una squadra, secondo me, con almeno uno se non due giocatori in meno, quel famoso attaccante, quel famoso terzino sinistro, riserva di Alessandro, che non può essere Frabotta ad oggi, e pochi giocatori di proprietà, se consideriamo che Morata è in prestito, se consideriamo che Chiesa è in prestito e andrà riscattato. 2 anni fa avevamo Dybala, Higuain e Mandzukic per il ruolo da centravanti o comunque da attaccante insieme a Cristiano Ronaldo. Oggi è una rosa Juventus di proprietà, hai Dybala che è in scadenza, Ronaldo che ha un anno, ha 37 anni e ti costa 100 milioni di euro l'anno, e basta. E quindi questo eventualmente andare a prendere Pjanic in prestito, che è un altro prestito, che è un giocatore del 90, un giocatore che, ragazzi, adesso forse noi ce lo stiamo dimenticando, ma passiamo indietro il nastro, ultima stagione di Pjanic alla Juventus, parte molto bene, Sarri lo mette al centro del centrocampo come aveva fatto Allegri, la richiesta di toccare i famosi 150 palloni, mai riuscito Pjanic a toccare quei 150 palloni, ma inizia il campionato, inizia la stagione benissimo, secondo me uno dei migliori Pjanic che avevamo visto alla Juventus. Poi la seconda parte di stagione, ragazzi, Pjanic era giocare un uomo in meno, per quale motivo? Il motivo c'è, perché lui aveva già la testa via dalla Juventus, lui voleva andare via, era già concentrato sul suo futuro. Addirittura nel corso della stagione l'ufficialità del Barcellona, addirittura lì dopo Sarri non lo mette neanche più in campo. Emblematica l'ultima partita pre-lockdown Juventus-Inter, Pjanic parte dalla panchina per scelta tecnica, e forse lì vediamo la migliore Juve di Sarri in assoluto da sempre, proprio perché Pjanic, ragazzi, ormai non aveva più la voglia di rimanere a Juventus, si vedeva che giocava in maniera svogliata. Adesso, dopo un anno a Barcellona, andato male, giocato poco da titolare, giocato poco da subentrato, allenatore che non gli piace, e Allegri torna a Juve, è ovvio che lui voglia tornare a Juventus. Allora quel discorso dei giovani, del tasso tecnico da mantenere, ma con l'età media più bassa e con gli stipendi più bassi, dove lo andiamo a mettere? E ancora, come vi ho già detto l'altro giorno, ha senso allora non investire dei soldi in Locatelli, perché costa 30, 35, 40 milioni di euro, e invece vado a prendere Pjanic perché è un prestito ed è già pronto ed è un giocatore che, ok, un po' mi dà fastidio, ma anche solo il rinnovo di Chiellini per un'altra stagione, la permanenza di Bonucci, la cessione di Miral, cioè, nella mia testa è follia, perché un conto è se tu mi dici: guarda, il mio obiettivo questa stagione è sfruttare Cristiano Ronaldo al meglio ancora per un'ultima stagione, e chi se ne frega dei giovani, e chi se ne frega del futuro, perché poi ci guarderemo, questo è un conto. Ma questo è un discorso che tu hai fatto il primo anno di Ronaldo, l'ultimo anno di Allegri. Fai lo scambio Caldara Bonucci perché ti serve un giocatore come Bonucci, prendi Cancelo, prendi Emre Can, prendi Ronaldo, e vedi la squadra pronta, una squadra già in quel momento che poteva fare qualcosa. Sono passati 3 anni dall'epoca, Bonucci è 3 anni più vecchio, Chiellini è 3 anni più vecchio, Ronaldo è 3 anni più vecchio, Cuadrado è 3 anni più vecchio, sono tutti 3 anni più vecchi, lo stesso Allegri che è rimasto fermo 2 anni. Allora, se te mi vai a dire 2 anni fa, un anno fa, agosto dell'anno scorso, un anno fa,
l'obiettivo adesso è ripartire dai giovani, dalla freschezza, dalla voglia, dalla grinta. E mi vai a prendere Chiesa, mi vai a prendere Kulusevski, mi vai a prendere McKennie, tutti giocatori che hanno un senso in questo discorso. Mi vai a prendere Arthur per Pjanic stesso, che Arthur è un 96, Pjanic è un 90, ragazzi, è un 96 contro un 90. Arthur ha fatto una stagione alla Juventus, è stato fermato dagli infortuni, l'abbiamo già etichettato come bidone, che è un po' il discorso che facevo l'altro giorno con Pirlo. Ad oggi è logico dire Pirlo ha sbagliato ed è giusto andare a prendere Allegri perché l'allenatore è un concetto differente, ma siamo stati ipocriti con Pirlo, siamo stati ipocriti, perché quando inizia un determinato progetto con Pirlo dovresti difenderlo fino alla morte. Purtroppo la Juve, noi il tempo non lo diamo, noi il tempo non lo diamo, che è stato il fallimento di Sarri, perché Sarri, non per colpa sua, Sarri ha bisogno di tempo e di giocatori adatti per fare il suo gioco. Ed era la mia paura quando si parlava di Gasperini alla Juventus, non perché reputi Gasperini scarso, ma perché uno come Gasperini che arriva alla Juve ha bisogno di 2-3 anni per fare la squadra come Dio comanda, ok? Quindi se il discorso è io voglio fare un percorso con i giovani, lo fai e fai un preventivo sportivo di 2-3-4 anni. È inutile che ce la stiamo qua a raccontare, eh? Non puoi dire voglio fare un progetto con i giovani, e però se dopo un anno questi giovani non sono già a livello di Cristiano Ronaldo o dei migliori, del migliore Higuain o del miglior Mandzukic, allora fine. Se Demiral in 2 anni non mi è arrivato al livello del miglior Chiellini, del miglior Bonucci, lo cedo. Demiral, ragazzi, ha giocato poco con Sarri, ha giocato poco con Pirlo, ma con Sarri pre-infortunio aveva panchinato De Ligt, e forse anche giustamente in quel periodo lì, perché ti permetteva veramente di giocare altissimo. Sapete come la penso, a me Demiral non fa impazzire. Però siamo sempre qua a fare sto discorso che giocano sempre quegli altri e questi c'hanno le briciole. Allora, gli devi dare una stagione, almeno una stagione, se non 2 stagioni da titolare, a questo ragazzo che è un 98, per vedere davvero in una stagione da titolare a continuità ad alti livelli cosa riesce a fare. Allegri cosa dice? Io quando entro in spogliatoio do i gradi da titolare e da riserva, perché è giusto che uno sappia di essere titolare. Quando uno è titolare è responsabilizzato. Stessa cosa di Dybala, eh? Prima dell'arrivo di Ronaldo, Dybala era il nostro punto fermo. Arriva Ronaldo, lo mettiamo da parte, infatti, fase calante. Arriva Sarri, lo rimette al centro del progetto, super top. Quest'anno è stato un discorso a parte, perché anche qua per via degli infortuni e delle ricadute non c'è mai stato. Però allora Allegri adesso mi entra nello spogliatoio e mi dice tu giochi. Però io spero che almeno qualche allenamento lo vada a fare. Io ve lo ripeto, Allegri trova 10 giocatori che ha già allenato. E ancora... Se Allegri, che mi entra ieri nel ragionamento che hanno fatto con la dirigenza, di dirmi guarda che io preferisco avere dei giocatori pronti piuttosto che dei giocatori da crescere, non mi va molto bene, non mi va molto bene, perché allora ogni anno noi ci ritroviamo qua a esaltarci per una cosa e a dire sì, in questo momento è giusta, e l'anno dopo, se non va come vogliamo, niente, cantoniamo il progetto ricominciando da capo. Ma è tremendo questo, ragazzi, questa cosa è tremenda. Quindi mettiamoci nell'ordine di idee di capire cosa vogliamo fare. Si dà continuità al progetto dei giovani dell'anno scorso, che ha portato delle soddisfazioni, e a lungo termine, sul lungo, i giovani, sul lungo, se non hai la pazienza di aspettarli i giovani, non prenderla in considerazione quella strada. Compra tutti gli anni i giocatori pronti, dagli lo stipendio da giocatore pronto, comprali a 28 anni come Higuain o come faremo magari con Icardi quest'anno, gli dai 7 milioni per 4 anni, a 29-30 anni, e poi fra 2 anni mettiti qua e piangi, perché quei giocatori lì sono invendibili, sono in fase calante di carriera, guadagnano tanto, ti stanno rubando tra virgolette tutti i soldi da andare a investire sul mercato, e vivi solo di occasioni. Non vivere più dicendo beh guarda, questa è la mia rosa, io vorrei giocare con questo modulo, mi serve un giocatore con quelle caratteristiche lì, no, perché tanto c'è l'occasione Icardi piuttosto eventualmente che investire su un altro centravanti, che ad oggi vi direi Vlahovic, che magari è un fuoco di paglia perché ha fatto una stagione buona in Serie A, però sicuramente in questa stagione ha fatto vedere delle potenzialità, e prendere uno come Vlahovic da far crescere all'ombra di Morata, Ronaldo, Dybala, per me è la cosa più bella del mondo. Poi magari steccherà, e ripeto, io non sono un talent scout, però io ragiono così, io vorrei mantenere quei 3 attaccanti che ho e inserire un giovane da crescere, da far crescere insieme a loro, che ci ha già fatto vedere qualcosa. Romero è un'altra follia di mercato. Romero lo paghiamo più di Demiral 2 anni fa. Poi lo diamo in prestito al Genoa, quest'anno all'Atalanta, miglior difensore della Serie A, premiato dalla Lega Calcio, e lo vendiamo a 16 milioni. 16 milioni. 16 milioni di euro. Non lo so.
non lo so, cioè veramente non sto capendo qual... E poi che garanzie, davvero, Giorgio Chiellini, io lo amo, vorrei dargli un bacio in fronte, però ragazzi, lui e De Miral hanno fatto un crociato, ma uno ha 20 anni e uno va per i 40. Come ti riprendi da un crociato a 40 anni? Chiellini quest'anno non ha fatto tante partite, e quelle volte che c'era Pirlo l'ha schierato titolare, perché Chiellini, se c'è, è il secondo miglior centrale che ha in rosa, David Chiellini. Però ragazzi, il tempo passa per tutti, cioè il tempo passa per tutti, non possiamo continuare. Chiellini alla Juventus dal 2005 2006, signori, io non seguivo neanche il calcio, che Chiellini era già lì, come c'era Buffon che si è fatto da parte quest'anno. Però Buffon, per tornare a Juve, ha avuto la decenza e l'intelligenza di mettersi come secondo, cioè Buffon, il miglior portiere della storia probabilmente, ha detto io torno ma non gioco. Chiellini gioca, rinnova, e delle due si dà via un giocatore del 98 con i suoi pro e i suoi contro, perché non sono qua a dirvi che Demiral è fortissimo e diventerà più forte di Chiellini in prospettiva, perché uno, o non è vero, due, non lo posso sapere. Però è un continuo vendere, 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 vendere giocatori che hanno mercato, potenzialità, Heikeni, Cancelo e Spinazzola, perché dobbiamo pagare i stipendi a Higuain e Mandzukic, Khedira, Matuidi e rinnovati e con poco mercato 2 anni fa. Quest'anno dobbiamo vendere i Demiral, forse gli Arthur, dato che si parla di PSG, perché c'è stata una cattiva gestione negli anni, più una pandemia di mezzo che era impronosticabile, che è arrivata a complicarci la vita. Ero contentissimo. Prendi Locatelli. Uno tra De Poli e Milinkovic Savic fa uno sforzo. Si ragiona su Cristiano Ronaldo, perché è giusto ragionare su Cristiano Ronaldo. Io non lo venderei, lo sapete come la penso. Trovamene un altro come Ronaldo. Però capisco che se la Juve deve fare un sacrificio grosso, può fare un sacrificio su un ragazzo di 37 anni. Che forse ragazzo non è più neanche il modo giusto di chiamarlo, non è l'appellativo giusto. E rimette al centro del progetto uno del 93, che è già tuo, non devi andare a sborsare 40, 50, 60 milioni di euro per un ragazzo che va a versi 30 anni anche lui, eh? Però 30 anni è ancora accettabile. Che anche qua, rinnovi Dybala, attenzione, che rinnovi Dybala, che dobbiamo rinnovarlo perché sennò lo devi dar via. Io vedo anche la possibilità di darlo via Dybala, perché rinnovi un 93 a 10 milioni all'anno più bonus adesso. Quante altre stagioni buone avrà Dybala? 4? 3? Gli fai 4-5 anni di contratto, poi arrivi ancora alla scadenza di contratto, gli manca un anno, tu vorresti venderlo, ma 10 milioni a 33 anni non te lo prende nessuno, lo tieni lì, va in scadenza. O lo rinnovi ancora, però poi con l'ingaggio abbassato. Quindi occhio, perché un conto vai a prendere il ragazzo giovane, come hai preso Chiesa l'anno scorso, come hai preso McKennie, come hai preso Kulusevski, e gli dai un ingaggio alto per quelli che sono i loro standard, perché prima guadagnavano meno, lo paghi di più di cartellino, però ha della gamba, ha dell'atletismo, ha la possibilità di andare proiettato nel futuro, in cui il cartellino poi fa i suoi frutti. Ma fare degli investimenti da milioni veri su giocatori vicino ai 30, over 30, è follia. Adesso leggevo che Sergio Ramos lascerà Real Madrid. Sergio Ramos è fortissimo, uno dei più forti del suo ruolo, uno dei migliori da quando seguo il calcio in difesa. Ma per l'amor del Signore, per l'amor del Signore, perché torno a dire, un conto è una politica in cui stai bene, hai dei soldi, riesci ad attrarre i giocatori, come hai fatto con Dani Alves, come hai fatto con Khedira, come hai fatto con Higuain, come hai fatto con Mandzukic, come hai fatto con Ronaldo. Non siamo mica più quelli, mettiamoci nella testa che non siamo mica più quelli. Noi adesso dobbiamo abbassare la testa e ripartire come è stato 2011-2012. E noi dobbiamo far così adesso, Poi la seconda rivoluzione è stata proprio quella di Mandzukic e Khedira, e quella roba lì, ed avevi già uno status differente. E magari sei già oltre quello status e quindi è più vicino quello lì di cambiamento. Però occhio, perché adesso devi prendere altri 2-3 ragazzi che ti vadano a tirare la carretta per tanti anni. Uno può essere Donnarumma, uno può essere Locatelli, un altro può essere Vlahovic, uno per ruolo. Magari non cedere Demiral, che può essere uno di quelli, un terzino. Non fatemi solo il mercato con le occasioni, per cortesia, davvero vi prego, non fatemi solo il mercato con le occasioni. Cioè vi scongiuro, non fatemi solo il mercato con le occasioni.
perché è facile, allora lo sappiamo fare tutti, non abbiamo bisogno di un uomo mercato, cioè i giocatori che ti dicono guarda, sono stato bene alla Juve, adesso sto male a Barcellona, posso tornare? Sì, e beh, ci riusciamo tutti, cioè non c'è chissà quale trattativa, ci vuole la fantasia, ci vuole del coraggio, ci vuole dell'ingegno in questo momento con pochi soldi e una squadra da ricostruire. E bisogna anche far valere il fatto che sei la Juventus e sai quanti ragazzi giovani sognano di giocare nella Juventus da quando hanno iniziato a calciare un pallone. Puntiamo su queste cose qua, cazzo.